Il vero mago è un alchimista. Eh già, che titolo strano, né? Minchia, sto a diventare un milanese bauscia, raga. Già facci più, magrelo. Comunque, ragazzi, ricordate di aver anche solo una volta sentito parlare degli alchimisti? Dai, su, non mi deludete, chi non ha mai visto Harry Potter? Gli antichi alchimisti ricercavano una sostanza denominata pietra filosofale per trasformare il piombo in oro. Oggi parliamo di questo, ma per farvelo capire bene, vi parlo dell'alchimia spirituale. L'alchimia spirituale si prefigge. L'alchimia spirituale si prefigge di trasformare invece le difficoltà e le debolezze in risorse positive. Quindi il vero mago o strega o come cacchio vuoi essere chiamato, ha la capacità di riuscire a trasformare il dolore, vibrazione bassa, in crescita, vibrazione alta. Il nome di alchimia spirituale è soltanto metaforico. Ricordiamo che secoli addietro gli alchimisti erano degli studiosi che da lungo tempo ricercavano il metodo per trasformare il piombo in oro. Ma tutto ciò può essere visto anche da una prospettiva simbolica, se così vogliamo dire, cioè in altre parole, trasformare qualcosa di poco valore in un oggetto prezioso. Ragazzi, gli antichi alchimisti ritenevano di poter ottenere tale trasformazione magica per mezzo di una sostanza denominata pietra filosofale. Ma che minchia è sta pietra filosofale, vi chiederete? Ebbene, adesso in questo video vi spiego due cose, quindi vi spiego cosa intendo per essere alchimisti trasformando il piombo in oro con la pietra filosofale. Spiegheremo questi due concetti. Inizio dicendo che a volte, pur inconsapevoli, pensiamo che qualcosa nella nostra vita non vada per il verso giusto, in quanto magari non è perfetta come vorremmo, viviamo problemi. Affrontiamo contraddizioni interiori pensando che sia sbagliato, che non dovrebbe essere così la vita. E da questo che cosa si deduce? Si deduce che nel profondo di noi stessi immaginiamo l'esistenza di una vita nella quale siano assenti tutte queste difficoltà. E per l'amor di Dio, non è assolutamente sbagliato, ragazzi, non è assolutamente sbagliato pensarlo, anzi, il contrario. Però, ragazzi, si tratta tuttavia di autoinganno. La vita è in sé un problema continuo da risolvere, però è anche un'opportunità per crescere. Alla nascita, ma anche prima, noi portiamo il carico dei problemi irrisolti dai nostri genitori e dalle generazioni che li hanno preceduti, oltre che ovviamente i problemi della società nella quale viviamo, no? Nella quale poi veniamo al mondo. Così a mano che cresciamo, affrontiamo i nostri difetti, i nostri bisogni e paradossi, e non potrebbe essere altrimenti. Per quanto la nostra vita, ragazzi, però sia costellata anche da situazioni armoniose, prima o poi dobbiamo comunque affrontare una perdita, il dolore fisico, emotivo, la malattia, la morte di qualcuno, la nostra stessa morte. Questo è il piombo. Quando succedono queste cose spiacevoli e di conseguenza comprendiamo che la vita perfetta non esiste e che per lo stesso motivo non è ragionevole sforzarsi di cercarla, allora lì dobbiamo fare un passo importante, trasformare questo piombo in oro, o meglio, trasformare i problemi, le difficoltà e il dolore in una risorsa positiva. Come si fa? Ecco che qui entra in gioco la pietra filosofale. Parto con una premessa dicendo che a rendere insopportabili alcune esperienze o alcune situazioni nelle quali siamo immersi nella vita di tutti i giorni non sono quelle stesse realtà, è ciò che si trova nella nostra mente, o meglio nella prospettiva che adottiamo di fronte a tutto, nella lettura quindi che diamo di quella realtà, perché anche l'esperienza più bella può trasformarsi in un episodio negativo se decidiamo di vederlo in quel modo. Ciò accade, per esempio, quando, che ne so, quando amiamo con egoismo, con paura, con il desiderio del controllo, quando lavoriamo in modo pigro, in modo svogliato, o anche quando andiamo a enfatizzare i difetti altrui o del mondo intero.
Ecco che qui abbiamo bisogno della pietra filosofale, di questa pietra per trasformare il piombo in oro. Ricordiamoci che il piombo è il dolore, la privazione, le contraddizioni. La pietra filosofale altro non è, ragazzi, che il nostro cervello, la nostra mente. La pietra filosofale corrisponde al nostro modo di organizzare le idee e le percezioni per andare a interpretare la realtà in modi diversi, un po' come si farebbe, che ne so, con una pietra, con un sasso. Un sasso può essere usato per colpirne un altro, per costruire una casa, per creare, che ne so, una scultura, o può essere lanciato addosso a qualcuno. Però questo dipende tutto dalla mente di chi trova quel sasso. Se io vado a farmi un giro in collina per trovare delle lastre di pietra da mettere sul tetto di casa mia, le raccolgo e me le tengo buone perché mi servono. Se sono incazzato e mi trovo un sasso davanti ai piedi, lo prendo a calci per sfogare la rabbia. E se sto litigando con qualcuno, io quel sasso ce l'ho in mano, te lo tiro in faccia, sanguini, svieni, entri in coma e muori. Vabbè, regà, sto esagerando, era per strapparvi un sorriso. Comunque, torniamo seri. Questo per dirvi che saremo sempre esposti al dolore, al rifiuto, al mancato ottenimento di quello che desideriamo, al disincanto. Nessun essere umano può sfuggire a queste esperienze. Quindi, in un modo o nell'altro, ragazzi, tutti ci passiamo. La differenza risiede nell'usare la pietra filosofale. Tutto sta nella capacità di elaborare in forma costruttiva ogni vicenda, e chi non lo fa tende a ripetere le stesse situazioni dolorose. Quindi usiamo la nostra pietra filosofale per trasformare il piombo in oro. Usiamo l'alchimia spirituale, e l'alchimia spirituale altro non è che un percorso di trasformazione interiore di ognuno di noi, che ogni essere umano può realizzare dentro se stesso. Non è facile, ragazzi, questo non ci dà la garanzia di una vita felice, ci evita però di adottare la prospettiva di una vita infelice, invasa dal dolore, dalla disperazione, dove si finisce per essere oggetti passivi delle avversità che arrivano. Bene, ragazzi, questo video giunge al termine. Mi raccomando, usate la vostra pietra filosofale, usate la zucca, non quella di Samhain, eh? A proposito, manca poco a Samhain, sia lodato Gesù Cristo. Vabbè, ci ho parlato troppo assai. Ci vediamo al prossimo video, e cioè a settimana prossima. Ciao!